Ehi là ragazzi, salve a tutti, bentornati con Xenoblade Chronicles. Allora, è da un decennio che non gioco più a sto gioco, quindi non so. Allora, praticamente vi spiego subito. Ho già registrato questa parte, questa seconda parte praticamente, tempo fa. Solo che poi nel montarla, comunque quando sono andato a rivedere il video che avevo registrato, ovviamente scattava tutto, laggava, si era sfasato l'audio, bordello vario, quindi non sono riuscito a caricarla, neanche a modificarla, perché era impossibile praticamente. Quindi cosa ho fatto? Vabbè, ampliamo intanto la cosa. Ok, cosa ho fatto? Semplicemente cerco di togliere, bravo. Semplicemente mi sono rifatto il tutorial, tanto aveva registrato solo il tutorial. Teoricamente sto usando l'altro computer, quello vecchio, no? Quello vecchio. Questo cos'è? Con X piccolo, muori. E non mi ricordo più però cosa avevo fatto, insomma. Cioè, per uccidere un Con X piccolo stiamo morendo. O siamo saliti di livello. Buono. Ok, siamo al 2. Pelo ispido, andiamo qua. Comunque niente, ho rifatto semplicemente il tutorial in modo da ricordarmi anche un po' la trama. E niente, adesso riregistrerò questa seconda parte. Allora, se non ricordo male però, c'era tipo un sacco di roba che si poteva fare. Cioè, non per dire, ma c'era cosa lì che è salito al 2 e ha preso quasi 200 PS. Ma che cacchio, ma perché io zero? Allora, intanto, ecco, scusatemi anche per la voce, insomma. Vabbè, a parte sì, tipo sfondo diverso, ma ve lo spiegherò comunque. E la voce, scusate, ma ho tipo, mi è arrivato mal di gola, solito cosa. Avete presente, no? Che io avevo già detto che almeno 7 volte l'anno devo prendere sia mal di gola che raffreddore, tosse, di tutto, no? E ovviamente è arrivato il momento. Comunque, tipo, l'avevo registrata e avevo scoperto delle cose. Eccolo, tipo gli oggetti da collezionare che mi piacevano un sacco. Praticamente ci sono questi oggetti da collezionare, tipo mela danzante, no? E collezione, poi li dovete cosare. Bam, questa roba mi piace un bordello, perché c'è colonia 9, c'è tipo l'area, completamento del 5%, quindi tipo almeno so che si può fare un 100% di qualcosa. E spero che ci sia. Sono salito di livello. Nuova tecnica appresa. Ok, vediamo anche le tecniche. Bene, non possiamo vedere le abilità delle tecniche. Oh, cos'è? Attacca le spalle. A fondo? Wow, forte. Guarda, era 551 PV e adesso 720. Vabbè. Sì, stai calmo, stai calmo. Ovviamente tipo, quando rifate ripartire il gioco, non è. Cioè, hai sottotitoli in inglese, e dato che non lo volevo quei sottotitoli in inglese, l'ho ricominciato 3 volte, perché ogni volta continuavo a rifare una nuova partita normalmente senza rimettere i giapponesi. Ok, sì, i PV si ricaricano mentre camminate, mentre andate avanti. Allora, devo. Oh, cacchio, ma che cacchio. Ah, no, ma io ho messo. Bello, bello, sono un grande. Ho messo tipo nel programma che uso per registrare. Puoi mettere sta roba che è il rilevamento scene, che tipo ogni tanto ti divide il video in scene, no? E praticamente l'ho messo e adesso mi sta facendo un sacco di file. Grande, quello che volevo. Insetti. Ah, abbiamo vegetali, frutti, fiori, insetti, pezzi speciali. Non so bene cosa siano queste barrate, ma penso che non, cioè, che non ci siano. Per esempio di frutti ce ne sono solo due. Olè, 11%. Ah, poi abbiamo l'inventario. Con tutte le schifezze che abbiamo trovato, immagino. Wow, cos'è? Sono in due? Oh, calmi, 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 brother. Atterramento stato, consente lo stordimento. Il bersaglio non può schivare gli attacchi e il danno subito da colpo critico aumenta. E chi è che c'ha l'atterramento? E tipo, per vedere l'esperienza così si può vedere. Ma quello lo lascio vivo, dai, non sto a uccidere tutti adesso. Tarassaco forte. Che è? Ah, e qui tipo lì sopra c'è la freccia. C'è la freccia che vi dice dove è il punto praticamente. Quindi è anche abbastanza semplice. Penso che si possa togliere comunque. Ma non la toglierò perché sennò mi
perdere in giro 3 secondi neanche. Cioè, accendo il gioco mi sono già perso. Vado al centro sviluppo armi, ok. Non avrei venduto le parti che non posso usare. O K. Allora, gestisci il gruppo, compagni disponibili. Ok, il tendone è il mercante praticamente. Vende il materiale ottenuto dopo aver sconfitto il nemico. Di valore, di scarso valore, ok, quindi più grosso il coso. Premia per parlare con chiunque sia contrassegnato da un punto esclamativo, ok, tipo Metal Gear Solid. Completa le missioni per ricevere del denaro, punti esperienza o oggetti. Ok, questa me la ricordavo. Quando possibile, sì, sono tipo le missioni secondarie comunque. La storia andrà avanti anche senza scambi di missioni opzionali. Questi però possono avvantaggiarti durante il gioco. Sì, le cose sono salite di livello. Non so il motivo. Se vuoi qualcosa? Abitante della colonia 9, oh. Casa di Damban. Sì, ma io voglio tipo girare la visuale. Ho trovato un anello nuziale. The hell? Allora, ok, con la C punta dritto praticamente. Ok, questo mi potrebbe bastare anche per... Oh. Che è successo? Nuovo PDR. Che è? Un partito della politica? Mercante, i miei saluti, bla bla bla. Sì, fammi vedere, dai. Fammi vendere un po' di merdacce. Ah, seleziona l'oggetto da vendere, ok. Le categorie e l'oggetto da vendere, buono. Per scegliere un oggetto, bla bla bla. Il simbolo indica gli oggetti indossati, ok. Il simbolo C non te lo dice, però ce l'ho, quindi... Vabbè, che è equipaggiato, quindi niente, ok. Vediamo di comprare un po' di roba. Seleziona un oggetto e premia per acquistarlo. Tenendo premuto Z, premi, ok, la pulsantiera. Equipaggi i personaggi con gli oggetti acquistati, ok. Bikini sopra? Posso comprare un bikini? Lo compro, subito. E c'è anche il bikini sotto? Eh beh, allora, posso. Mi servono solo 14.000 soldi. Però lo comprerò, giuro che lo compro. Intanto qua in vegetali ho il wasabi. E in fiori ho il tarassaco, boh, che cacchio ne so. Allora, 19 minuti. 19 minuti, vediamo cosa possiamo fare ancora. Tipo, qualche minuto ancora potrei farlo, dai. Ah, io devo andare di qua comunque. Banco delle gemme. Creatore di gemme. Oh, ok, vediamo. Forse è quello, questo per incastonarli lì quelli. Non è che da questa fornace mostrazzi schioppano, lasciano cristalli d'etere. Ma ste cose le sanno tutte, no? Nel corpo ci sono particelle che, insomma, roba complicata. Solo da ricordarsi che dentro i mostri si trovano cristalli d'etere. E non sono ancora arrivato al meglio. Aprite bene le orecchie, questa fornace comprime i cristalli d'etere e li purifica. Sarebbe per fare gemme d'etere, ok, forse sono queste. Le gemme hanno il potere dei cristalli d'etere, però condensato. Insomma, possono dare una cifra di poteri diversi. Strautili sia a casa che per la forza di difesa, ok. Ho le gemme, praticamente. Non vendete i cristalli d'etere, possono tornare utili. Forse li ho venduti io. Non ne ho idea. Allora, no, aspettate. Allora, vediamo, castone vuoto. Ah, ok. Quindi tipo così. Ecco, no, così. E poi così. Ok, perfetto. Quindi, ma io posso anche di sposarle? Sì, bene. Quindi praticamente danno delle cose... Ok, va bene. Ah, però devi indossare l'allarme. Durante il turno di guardia Ryan, Shulk decide di recarsi al laboratorio che serve nel distretto militare. Sì, ci andrò adesso, volevo esplorare un po' qua in giro, però. Ehi, c'è un punto esclamativo. Desiree, Oh Shulk, eccoti qui, ti ho cercato dappertutto. Ho rotto il mio orologio, guarda, 1000 pezzi. Non funziona più, se l'hai rotto non funziona più per forza. Non so mettere a mano questi arnesi, tantomeno quelli piccoli. Cioè te praticamente mi stai insultando, no? Dicendo non sei buona con le cose piccole. Non bisogna saperci fare con le macchine per non romperle. Basta limitarsi a non romperle. Wow, che lezione di vita, grazie Shulk. Tuo padre non era meccanico, non ti ha insegnato niente? Non era un semplice meccanico, era il migliore di tutti, ma non gli ha insegnato niente comunque. Quando era piccolo rimaneva incantato sui colpi di maglio. Ma ora non c'è più, per quanto ci provi non sarò mai come lui, perché tuo padre era il migliore di tutti, ma non ti ha spiegato niente. Mi dispiace Desiree, non volevo davvero, però l'hai tirato fuori comunque. Se
È così semplice farti sentire in imbarazzo, davvero, non ti preoccupare. È Shulk, è tua questa. Per me è passato un anno, mi sono ripreso da allora, ora va meglio. Comunque insomma, me lo aggiustino all'orologio. No, portalo al laboratorio. Va bene, allora, tanto devo andarci. Ok, cioè adesso c'è un coso. Fantastico, lascerò tutto nelle tue mani, grazie. E in pessime condizioni si arriveranno cose che ho nel laboratorio, bla bla bla. Quando parli con personaggi di un'altra città, questi vengono aggiunti al diagramma intesa, dove sono indicate le relazioni tra i membri del gruppo, ok. Che però è enorme sto posto. Piazza centrale, nuovo PDR. Ok, non ho ancora capito. Oddio! Ma sono dei mostri questi. Ho preso paura. Ehi tu! Che è questo? Un ubriaco di città? Ciao bello? Sto a posto? Ma che ci sto a fare io qua? Boh. Dai dimmi, abitante della Colina 9, ho perso una cosa importante, il mio anello di nozze. Oh, forse ce l'ho. Ho cercato dappertutto, non l'ho trovato, potresti termine. Ma mi sa che ce l'ho. Hai portato a termine la missione e salvato la vita di qualche piatto. Ah, discussione con la moglie. Ok, bene. Ci siamo saliti anche di livello, good. Ho tecnica presa. E ok. Boom. Ah, ok, ho capito. Era quello che avevo trovato all'inizio appena sono entrato in città. Distretto residenziale. Ok, qua tipo fanno i cosi per gli Hunger Games, insomma. Cioè ragazzi, comunque sto... Oh, ciao. Fiore Luna, forte. Comunque ragazzi, è allucinante. Allora, io mi fermo qua perché sto registrando da troppo tempo, davvero. C'è un altro coso, così. Un diodo... Diodo coniglio. Questo è un nemico. Cioè, ci sono i nemici anche in città. Catenina blu. Cioè, sto trovando un bordello di cose. Parco del Belvedere, scarabeo triste. Un altro scarabeo triste. No, un kiwi nero. Questo è sto razzismo. Kiwi vogliamo solo marroni. Vabbè, comunque, ragazzi, sto gioco è... Cioè, sto gioco ha un coso... È assurdo. Se vuoi mi buttassi giù, ho fatto una cagata. No. C'è pure l'acqua. C'è pure l'acqua. Rendetevi conto. Mela danzante. Mele danzanti. Irido zirconi. Guarda quanta roba. Aiuto. Aiuto, aiuto, cos'è? No, non voglio più giocare. Allora, ragazzi, sto posto è troppo grosso. Non riesco a esplorare tutta questa parte. Quindi finiremo di esplorarlo nella prossima parte. Sicuramente andiamo avanti anche con la storia, perché non penso che mi fermerò a fare sempre missioni secondarie. Detto questo, niente, ci vediamo alla prossima parte di Let's Play Xenoblade Chronicles, tratto ancora del Wasabi. Qui da Lanulf è tutto, ciao a tutti.